Non lo so, l'ho giocato molto poco. Ci faccio un game adesso, guarda. Vediamo un po'. Beh, male comunque non sarà, ovviamente. Capiamo, capiamo. Ok, arrivo subito, guys. Rieccomi, sorry, ci ho messo un attimino. Allora, c'è Jarvan dietro di me, do I give a shit? Il bro ha flashato per rubarsi la kill, insane. Dopo essere stato AFK. Blows a bit, no? Ma scusate, ragazzi, com'è possibile che non abbia preso l'assist sulla prima incisione? L'ho solo baitato e non l'ho colpita. Ho colpito solo Jarvan, ho colpito. E comunque siamo stati bravini, direi. So bad, Irelia. Posso dire worth? Lo posso dire, lo dico. Perché to me è un po' worth it. No, bro, mi è stata la spell, ma ti prego. Abbastanza mind blowing il fatto che la nostra area sia riuscita a perdere così hard la lane, ma va bene lo stesso. Tra l'altro, l'area, se non sbaglio, è abbastanza un counter, no? Questa qui fa 2v1, vediamo un po'. Però che dici, vai in oppure dobbiamo aspettare? Vabbè. Tempi migliori dobbiamo aspettare. Tipo questa wave non serve da pushare, però siccome non si rela sembra Silver 3. Preferisco resettarla facendola schiantare. E Senna trolla perché Irelia trolla. Ha splashato sul posto, ha tirato la ulti sul posto. E that's it. Good run, ragazzi. Guarda, tutto tornato alla normalità. Coiones do Chobi. Meno male, Serafina ha tankato la torre. Ha fatto quello che doveva fare. Good job. No flash, no ignite. Anche blu sarebbe forte qua, però volevo provare quella build, quindi proviamola. Sana di Mento, forse. Ma trolla da prima, trolla, ragazzi. Non dovrebbe sorprendersi, ma si sorprende, giustamente. Ah, però sta trollando, semplicemente. Sicuramente è anche scarso. Thresh ha provato a suicidarsi, però Brand l'aveva quasi fatto scappare. Non tirando le sue abilità su quest'ultimo, nonostante il melee range. La mia bot reagirà. Ho smurfato, ma allora poteva essere anche un po' più clean, onestamente. Cioè, ho missato una W su Kyle iniziale, poi boh, il resto era ok, immagino, era su Jarvan, era ok, quella era carina, e boh, in generale gli avversari sono tremendi, non so.
Dovrei avere il Conqueror, dovrei avere. Sì. Voidling's buff, baby, strong, circa. Però in questi casi è carino. Ce l'abbiamo fatta, guys. No, però stiamo giocando a Silver 3. Non credo che il punto sia la build. O il champ, capiamo. Ora, in teoria dovremmo fare Black Cleaver, anche se contro i loro ce la potremmo pure evitare la Black Cleaver. Forse Shoggin è meglio, hanno Zoro Armory avversari. 1v1 contro Vayne potrei perdere. Vayne è molto forte nel 1v1. E Red non è il massimo perché... Oh. Miracolo. Astardi era utile. Ragazzi, stanno facendo un push alquanto illegale. Secondo me potrebbe essere carino anche Axiomark comunque. No, aveva R col veloce. Dai, che scam, l'avrei davato, sono... Però la ulti, no, un po' di più, metteci un po' di più, Seraphine. Grandi reazioni da parte del nostro Enchanter, davvero molto reattivo. È uno degli aspetti che apprezzo di più degli Enchanter. Ma questo non c'ha la ulti, non ho capito, è pazzo. Si è andata anche la torre, vabbè, buongiorno. E si hanno fatto il Baron senza Vayne. Ah, giustamente, duo Kog Jarvan. Beh, non ci abbiamo pensato. C'è la possibilità di perdere questo game comunque. Abbiamo Irelia che trolla, vi ricordo, quindi non è detta l'ultima. Potrebbe essere perdibile. Stai regolando adesso, possiamo mettere tower. Ah, è un po' rischiosetto, vediamo. Ok, viene botto, allora non rischiamo niente. Ce l'abbiamo fatta, guys. We make it. Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dato 1000 cose a Vayne. I think we go next, guys. Ai. Perso il game. Bravi. Bravi, ragazzi. Siete riusciti a perdere anche questo game. Bravi. Bravi. Bravi ragazzi, bravi. Veramente complimenti, no? Complimenti. Posso solo congratularmi con voi. Brand, you should wait for me, ok? Brand, 4, 3, di astuzia. Bravo, Brand. Sono astuto, lo so. Ero comunque isolato, nel senso che loro stavano fedando la Vayne. Io avevo gli altri addosso. Purtroppo Kog fa comunque male.
Se ero appena appena più rapido, sto fight lo giravo, è un peccato. Era veramente close. Serafine, il salvataggio. In extremis, parte del trolley. Eh no, qua in realtà stavo aiutando gli altri mentre uccidevano Vayne, solo che non ce l'ho fatta a tempo. Cioè, devo ultare. Era close, maledizione. Qua non ho trollato. Cioè, diciamo che il punto con Kayn è sempre quello, capito? Tu non vuoi mai ultare troppo early. Delle volte però ci muori prima di ultare. Dipende un po' dalle situazioni. A parte che se ultavo prima mi trovo comunque in mezzo agli altri e non volevo ovviamente. Era un po' meh. Non ce l'abbiamo un TP in base? No, non ce l'abbiamo un TP in base. E guarda, questi hanno la Kayle, hanno reso Vayne. Questo game è perdibilissimo. Adesso è Ironica lì perdibilissimo. Bisogna veramente sfruttare un po', boh, la Y di Brand. Tipo possiamo fare il fight, iniziare con Brand che clicca R e poi dopo fightiamo. Così gli avversari saranno smezzati e per noi dovrebbe essere easy. Perché se fightiamo e basta, probabilmente lo perdiamo un fight attualmente. Penso sia Lost, guys. Ah, peccato Senna. Buona. Sarà una buona idea da parte sua. E però, a quanto pare, non avremmo dovuto ultare lì. A quanto pare quell'errore ci costerà caro. Devo andare per il Nexus e non per la kill lì. E quella roba lì rischia di farci perdere il game. La speranza è di fare un pick, perché i fight non si vincono mai. È la course, guys. Non la posso sconfiggere. È più forte di me. Non è defeatable. No, 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 no. Sì. No, sì, no. Ok. Arriverei lì a capo. Bene, insomma, chi è? No, no, I think we back off. No, 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 no. È importante clearare le wave, capitano. Ah, è arrivato l'esperto. È arrivato il furbo, è arrivato. Invece di fightare con full vita. Cioè, puoi scegliere fightare full vita o fightare 30%. Cosa scegli tu? Giga Chad. Scelgo il 30. Shh, non mi ha visto. Broken Champ. Ciao bello. Oh, 7. No, no, è una corsa, è una corsa, è una corsa. No, 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 no. Please, l'ultima. Copium. Copium. GG, well played. La wave, Senna, la wave. All the wave, Senna, all the minions. GG, well played per noi, boys. We are the winners. Andiamo, la portiamo a casa questa. No. No, no, guys, no. No, guys. Guys. Guys, no. Guys, ma perché l'avete fatto? Ci penso io, guys. Bella partita è stata. No, eh? No, eh? No, guys, no. No. No, no, please. No, please, 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 please. No, dovevo aspettare un altro po'. Non dovevo andare. Dovevo aspettare Vayne e poi tirare l'auto. Oh, ragazzi, oh. Facile, abbastanza. Abbastanza facile, abbastanza facile, abbastanza facile. I beg you all to report this game. Signore e signori, League of Legends 3-16, tutto il game a trollare. Io non ho mai chattato, mai. Ho tenuto la chat attivata, tranne per scrivere GG's che si è trasformato in GGE, perché non sapevo se avremmo vinto. 3-16 e io vengo flammato. Attenzione, ragazzi, League of Legends, la Jungle Experience. Abbiamo la build. Guarda, non ti dico cosa ho dopo di questo game, dopo questi Tyrellia. Ho tante cose diverse. E il dito mi fa male, mannaggia. No, ragazzi, mi devo fermare, vi giuro, mi fa male il dito. Non riesco più a giocare. E sono infortunato. Vedete che rosso? Devo fermarmi. Domani continueremo con questa build e faremo una grande win streak. Dito, 7, ciao bello. Ciao bello.